Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati qua dal vostro M. Oggi andremo a parlare... Si spengono i nanolif. Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati qua dal vostro M. Oggi andremo a parlare di come crescere con Twitch i nostri social utilizzando uno strumento chiamato Social Pop-Up, ovvero quel rettangolino che utilizzo anch'io durante le mie live, dove a rotazione vado a pubblicizzare gli altri miei social. Perché questo metodo è utile? Perché va ad automatizzare una cosa che altrimenti dovremmo dire a voce. Non è l'unico metodo per riuscire a pubblicizzare i nostri social, infatti esistono anche i timer in chat che vanno a fare proprio questo. Se volete un video completo su come gestire i timer, i comandi eccetera, ve lo lascio qua sopra. Perciò in questo video andremo a creare con Photoshop dei rettangoli che tra l'altro vi lascio qui in descrizione, quindi nel caso in cui non abbiate Photoshop potrete benissimo scaricarli e comunque seguire il tutorial. Quindi è molto semplice creare questo social pop-up anche se non si ha dimestichezza con la grafica animata. Detto questo ragazzi, mi raccomando, se vi piacciono i miei contenuti iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e mi raccomando venitemi a trovare in live su Twitch, che siamo vicinissimi per prendere la partner. Vi ricordo inoltre che qui sotto in descrizione trovate anche il Discord della nostra community gigantesca Improve Your Stream. Ormai siamo arrivati quasi a 10.000 membri all'interno, tutti quanti streamer, quindi se volete venirci a trovare ci fa assolutamente piacere. Bene, vi lascio all'intro, buona visione. Prima di iniziare vi ricordo che questo video è sponsorizzato da Oned e oggi andiamo a vedere il plugin per OBS Oned Pro. Oned Pro ragazzi è un plugin fantastico per OBS Studio che vi permetterà di integrare direttamente su OBS alert, overlay animate e tanto altro. Per andare a scaricarlo clicchiamo su Join Now for Free, qui lo chiamo con Twitch, se non abbiamo già OBS lo andiamo a scaricare qui, qui invece andremo a scaricare il nostro Oned Pro, andiamo a copiare la licenza che inseriremo dopo su OBS. Poi clicchiamo sempre avanti, facciamo Finish Setup. Nel frattempo andiamo a installare il plugin e andremo su Strumenti, Oned Pro. Come vedete qui ci verrà richiesta la licenza di prima e andiamo a incollarla. Come vedete qui nello store abbiamo diversi pack disponibili gratis. Clicchiamo su questo. Per andare a installarlo basterà cliccare qui. E come vedete tutte le scene sono già cambiate. Bene, detto questo andiamo a aprire subito Photoshop e andiamo a creare i nostri rettangoli. Come prima cosa andiamo a creare un nuovo file. Quindi clicchiamo su File, Nuovo. Andiamo a inserire un nome. Come larghezza mettiamo 1400, come altezza facciamo 600 e la risoluzione la lasciamo 72, facciamo ok. Ora che abbiamo il nostro progetto pronto andiamo a inserire una forma rettangolare. Possiamo scegliere la forma rettangolare normale oppure quella arrotondata, io sceglierò quella arrotondata. Cerchiamo di lasciare un piccolo spazio nella parte superiore perché andremo a inserire il nostro logo. Quindi partirò più o meno da questa zona qui e scendiamo giù. Cerchiamo di fare il rettangolo centrato, vedete che la linea guida ci viene in aiuto e ci dice esattamente la metà del nostro progetto. Se non abbiamo le linee guida abilitate basterà andare su visualizza, intanto abilitiamo ovviamente i righelli, poi andiamo su mostra e abilitiamo le guide sensibili. Detto questo andiamo a modificare il nostro rettangolo, come vedete qui ha la traccia abilitata, la disabilitiamo e andiamo ad abilitare invece una superficie. In questo caso la facciamo grigia, ma poi andremo ad applicare sopra degli stili di livello. Ora andiamo a nascondere il nostro sfondo cliccando sull'occhietto qui. E quando lo andremo a esportare in PNG, ovviamente il retro non sarà presente, si vedrà solamente questo rettangolo. Importiamo all'interno del progetto il nostro logo, basterà semplicemente trascinarlo all'interno del progetto, ovviamente anche il logo dovrà essere in PNG senza sfondo, e lo andiamo a ridimensionare al centro del nostro progetto. Come vedete la linea guida già ci dice dov'è il centro, e lo posizioniamo più o meno qui, e clicchiamo su invia. Se vogliamo essere maggiormente sicuri del centro del nostro progetto, dai righelli trasciniamo le linee in questo modo e andiamo a centrare. Come vedete qui siamo al centro esatto del nostro progetto. Ora andiamo ad applicare degli stili di livello sul rettangolo, quindi doppio clic sul livello rettangolo, ci apparirà il menu stile di livello e al di sopra di questo andiamo ad applicare o una sfumatura o un colore. Proviamo con una sfumatura. Andiamo a cambiare la sfumatura e applichiamone una più adatta. Andiamo sui grigi e selezioniamo questa qui. Qui clicchiamo su inverti in modo tale che il centro sia chiaro e l'esterno sia scuro. E così è già molto più carina. Se avete una vecchia versione di Photoshop e non avete le sfumature predefinite, potete comunque andare a creare una sfumatura partendo da zero. Questo qui sarebbe lo zero. E qui andiamo a cliccare, questo qui è il colore centro, quindi andiamo a cliccare qui, mettiamo un grigio chiaro. Poi andiamo a cliccare su questo quadratino, andiamo sul rettangolino colore e andiamo a selezionare un grigio più scuro. E come vedete il risultato sarà lo stesso. Clicchiamo su OK. In questa sezione possiamo scegliere addirittura la scalatura, quindi più o meno come va a agire la sfumatura all'interno del nostro progetto. Io direi di farla più o meno così. E possiamo andare ad aggiungere delle tracce. Ora proviamo ad aggiungere una traccia esterna, ad esempio rossa. Andiamo a dimensionarla diversamente, quindi aumentiamo le dimensioni e mettiamola esterna. Così siamo andati ad applicare una traccia esterna. Questa traccia ha un colore rosso, ma possiamo andare addirittura a creare una sfumatura. Quindi ora clicchiamo di nuovo sulla sfumatura. Andiamo a cliccare sul quadratino qui, inseriamo un rosso chiaro
Poi andiamo su quest'altro quadratino e andiamo ad inserire nel rettangolino qui un rosso più scuro. E così abbiamo creato una sfumatura all'interno della nostra traccia. Clicchiamo su OK. Qui possiamo andare a regolarla. Vedete che in questo caso è lineare, possiamo renderla radiale oppure riflessa. Proviamo a fare un riflesso che secondo me è molto bello da vedere. E andiamo ad allargare un pochino la scala. Qui potete vedere un'anteprima della nostra traccia e ovviamente di qua vedrete il risultato finale. Proviamo ad andare ad applicare un'altra traccia, però questa volta la mettiamo interna. Andiamo a dimensionarla molto più sottile, tipo più o meno così. Questa volta la facciamo nera, in questo modo, e andiamo ad abbassare un pochetto l'opacità, in modo tale che questa traccia sembri un'ombra. E poi clicchiamo su OK. Ora andiamo ad applicare uno stile di livello al nostro logo, doppio clic. Riapriamo lo stile di livello e andiamo ad aggiungere un'ombra esterna. Andiamo a regolarla perché così ovviamente è eccessiva, quindi abbassiamo la dimensione dell'ombra e così l'effetto è molto più bello. E diamo l'ok. Ora potenzialmente il nostro rettangolo è pronto per essere esportato e poi andremo ad applicare la nostra animazione al di sopra. Per esportarlo facciamo file, esporta, esporta PNG. Se non avete molta dimestichezza con Photoshop, in ogni caso vi lascerò qui in descrizione dei rettangoli da poter utilizzare, ovviamente senza logo. Bene, finita la parte statica, ora dobbiamo andare ad animare il nostro social pop-up. Normalmente si esporta il rettangolo in PNG e si va a importare all'interno di After Effects o un altro software tipo DaVinci Resolve, eccetera. Mentre noi oggi andremo a semplificare tutta questa parte utilizzando un widget all'interno di Stream Element. Entriamo all'interno di Stream Element e come prima cosa andiamo qua in alto a destra e lo mettiamo in italiano. Dopodiché andiamo a cliccare su Alerts e Overlay, entriamo su Galleria dei temi, andiamo su Widget, scorriamo in basso e andiamo alla ricerca del Social Media Rotator, ovvero questo qui, e clicchiamo su Crea. A questo punto andiamo a creare una nuova overlay, quindi clicchiamo su Create New Overlay, andiamo a inserire un nome, mettiamo tipo i miei social, e clicchiamo su Create My Widget. Fatto questo possiamo cliccare direttamente qui, oppure vi faccio vedere dove si è andato a creare, andiamo su i miei overlay e ci troveremo il nostro widget a questo punto, perché verrà separato da i personal. Quindi abbiamo i personal in alto e abbiamo il social media rotator in basso. Quindi qui andiamo a cliccare su cambia, entriamo all'interno del nostro widget e iniziamo a modificarlo. Basterà cliccare semplicemente in questo quadrato qui e vedrete che ci apparirà settings. Andiamo ad aprire settings. Qui possiamo modificare diverse cose in merito al font, quindi possiamo andare a cambiare il font con un altro, ad esempio questo qui è totalmente diverso. Possiamo andare a cambiare il colore del font, possiamo metterlo ad esempio rosso. Possiamo andare ad aumentare la dimensione del testo e possiamo andare anche a inspessire il testo oppure renderlo più sottile. Se clicchiamo su Light vedrete che il font sarà molto più sottile. Un'altra cosa che possiamo fare, come vedete qui abbiamo icon first, ma se noi andiamo a mettere name first, vedete che l'icona sarà dopo il nome. Detto ciò, Twitter non è utilizzatissimo e quindi non ci servirà. Perciò al posto di Twitter andiamo a inserire ad esempio Discord. Quindi andiamo qui a inserire il nostro nome, mettiamo M89. Trattino basso gamer. Andiamo a togliere l'immagine di Twitter e inseriamo quella di Discord, quindi facciamo upload. Io qua sul mio computer ho già un'icona, eccola qua, di Discord. Faccio l'upload, stringiamola un pochino in questo modo e poi clicchiamo su upload. Qua facciamo submit. Ecco qua che vediamo l'icona di Discord. È molto importante andare a selezionare questa opzione qui, perché se noi non selezioniamo social 1 upload icon, vedrete che quando, ecco, vedete che qui c'è quella di Twitter. Se noi invece clicchiamo su Upload Icon, apparirà quella di Discord. E così abbiamo inserito un social differente. Per quanto riguarda invece gli altri, li lasciamo così perché sono già belli. Quindi andiamo a inserire sotto YouTube Name il nostro nome YouTube. E come vedrete, non appena arriverà a YouTube, il nome sarà cambiato. Esatto. Poi andiamo su quello di Instagram e andiamo a inserire anche qui il nostro nome Instagram, che sarà invece chiocciola M89Gamer. Nel caso di Instagram, come vedete, abbiamo il name first, ma se andiamo a inserire icon first, ricomincerà da capo e l'icona sarà davanti. Se non ci piace il colore che hanno inserito per l'icona di Instagram, possiamo in realtà andarlo a modificare. Per fare questo basterà cliccare qui e andare a modificare. Magari ci piace più che Instagram sia verso l'arancione e allora andiamo a inserire il colore arancione. Come vedrete ora l'icona di Instagram non sarà più rosa ma sarà arancione. Eccola qua. Dal momento che questo pop-up lo andiamo a inserire su Twitch, direi che non abbiamo bisogno di questa parte qui. Quindi andiamo a togliere il nome Twitch, andiamo a rimuovere l'immagine e su Show Social clicchiamo qua e andiamo a mettere non. In questo caso abbiamo rimosso completamente il widget di Twitch. Come vedrete ora dopo YouTube apparirà Instagram, ma dopo Instagram non apparirà più nulla e ci sarà uno spazio vuoto. Nella parte finale possiamo andare a modificare i tempi di animazione e anche il tipo di animazione. Se andiamo a modificare i tempi di animazione, quindi mettiamo anziché 4000 millisecondi, il bounce durerà veramente molto di più. Guardate,
La differenza, questo qui è con 4000 millisecondi, in uscita invece dura 400, perché abbiamo anche quello in out. Quindi qui abbiamo fatto animation in durata 4000 millisecondi, in out invece 400, e vedete che va via velocissimo. Il display time sono quanti secondi il nostro pop-up è visibile. Ora proviamo a mettere tipo 10.000, in modo tale che abbiamo tempo di leggerlo. Ecco, come vedete ora il nome Discord rimarrà fuori 10 secondi, prima di scomparire. Io direi di regolare le animazioni a 2000, in entrata e anche in uscita, e lasciare a 10 secondi il tempo di visualizzazione del pop-up. Se andiamo qua in fondo, animation in, in realtà ci sono diversi tipi di animazione da poter utilizzare. Una che mi piace particolarmente è la flip in X. Guardate come compare il nostro pop-up. È molto bella questa animazione qui. E possiamo farla anche in uscita. Quindi qui adesso in questo caso abbiamo ancora il bounce, ma se facciamo flip out X, sia in entrata che in uscita, il nostro pop-up farà questo flip in X, che secondo me è molto bello. Quando la nostra animazione ci piace, clicchiamo su Save, e adesso andiamo a inserire all'interno di questo progetto il nostro rettangolo. Quindi clicchiamo su Più, andiamo su Static Custom, andiamo su Image. Come vedete qui ci ha creato un rettangolino, che possiamo andare a dimensionare, e andiamo a cliccare su Set Image. Andiamo su Upload, andiamo su Select File, e andiamo a prendere il rettangolo che abbiamo creato prima, e facciamo Upload. Qui clicchiamo su Submit, ecco qua il nostro rettangolo. Ora, per vedere come posizionarli correttamente, clicchiamo qui su Layers. Come per Photoshop, Stream Element lavora sui livelli, quindi se ora noi spostiamo l'immagine sotto, come vedete ora il rettangolo starà sotto al nostro pop-up. Andiamo a cliccare sul pop-up e cerchiamo di spostarlo al centro del nostro rettangolo. Andiamo a dimensionare un pochino il rettangolo, lo facciamo più piccolo. Io direi che più o meno così ci siamo, e il nostro pop-up è pronto. Facciamo Save. Ora andiamo a cliccare su questa graffetta qui in alto, e come vedete ce l'ha copiato nella clipboard, e siamo pronti per inserirlo su OBS. Torniamo su OBS Studio, clicchiamo su Più, andiamo su Browser, scriviamo rettangolo social, facciamo OK. Qui andiamo a cancellare questo URL, tasto destro, paste, e abbiamo incollato quello che abbiamo copiato dal nostro Stream Element. Qui facciamo larghezza 700, altezza 300, e mi raccomando, cliccate su Chiudi la fonte quando non è visibile, in modo tale che quando cambiamo scena non andrà a pesarci su OBS. Clicchiamo qui e facciamo OK. Le dimensioni dovrebbero essere giuste. Esatto, eccolo qua. Questo lo possiamo posizionare dove vogliamo, ridimensioniamolo un pochino, e solitamente si va a posizionare o in basso a destra o verso la metà, insomma scegliete voi il posto migliore. In ogni caso, se lo volete centrare, fate tasto destro, trasforma, centra verticalmente, così l'avete centrato perfettamente alla nostra scena di OBS. Il risultato finale sarà veramente molto bello, e non abbiamo bisogno di nessuna competenza di animazione grafica, perché abbiamo utilizzato un tools di Stream Element. Bene ragazzi, siamo giunti al termine di questo video. Come avete visto, abbiamo creato un social pop-up veramente in modo molto semplice e senza nessuna competenza di animazione grafica. Spero tanto che questo video vi sia stato utile. In tal caso mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e venitemi a trovare anche in live su Twitch. Vi ricordo che qui in descrizione trovate il nostro Discord Improve Your Stream, con veramente tantissimi streamer all'interno, e se avete bisogno di una mano in generale potete tranquillamente entrare e chiedere aiuto a uno dei nostri ragazzi. Noi ci vediamo al prossimo video, buona streaming a tutti. Prima di andare, non ti sei ancora iscritto?